Sono ispirato al realizzare appunto una statua che identificasse questo giardino e soprattutto a chi è stato intitolato. Queste 172 donne, l'idea principale era rifare una targa bella con una scritta con la dedica, però secondo me era limitativa perché turisti, stranieri, bambini, un'immagine che rappresenta queste 172 donne era più comprensibile a tutti. Gentile ma forte. Gentile ma forte, sì. Una scultura dedicata alle donne cadute nella lotta di liberazione dal nazifascismo, un'opera che si inserisce all'interno del giardino pensile del Palazzo della Provincia di Arezzo. Lo vediamo, c'è l'essenza dunque di queste 172 donne, noi abbiamo in qualche modo riconosciuto, intitolato qualche anno fa, proprio questo giardino sul tema della resistenza. La resistenza che non è solo quella fisica naturalmente alla guerra, ma anche la resistenza logistica, nel senso di dare aiuto al partigiani, ai morti partigiani in quel periodo. Un omaggio alla vigilia del 25 aprile a tutte le donne della Resistenza e al contributo femminile alla liberazione. Hanno vissuto nella Resistenza il loro riscatto dal fascismo e dalla subordinazione alla casa e alla famiglia in qualche modo, perché anche la famiglia è stata in qualche maniera sradicata poi e le donne hanno voluto una famiglia diversa, un rapporto diverso con gli uomini. Quindi è stato un movimento che ha rigenerato tutti, le donne e gli uomini, perché poi quando si muovono le donne, indiscutibilmente vengono mossi anche gli uomini, perché ci muoviamo insieme.